Ciao a tutti e ben ritrovati alla nuova puntata di Basso On Air. Oggi abbiamo un ospite molto particolare, un ospite, un caro amico, una persona che è profondo conoscitore del mondo del ciclismo e alla vigilia di una settimana si sta già collegando. Lo chiamiamo subito. Eccolo. In arrivo. Davide, Eccomi. eccoti. Grazie. Grazie Grazie a per te. essere. No, grazie a te, Davide, che sei sempre disponibile. E stavo dicendo, ti sei collegato subito che da qualche mese curo con grande passione questa rubrica che settimanalmente racconta e parla non solo di ciclismo, anche di sport in generale, ma oggi è un giorno speciale, un giorno siamo alla vigilia diciamo, della ripresa delle grandi corse in Italia, ma volevo subito entrare e fare in modo che ci raccontassi, perché la ripresa in Italia per la verità è già iniziata con quell'evento bellissimo che ha organizzato tu insieme agli amici, all'amico Selleri, l'Extra Giro, che è un po', Esatto. secondo me, il messaggio più importante, ripartire proprio dai bambini, dai ragazzi, dai giovani, e volevo che ce lo raccontassi tu. Sì, intanto un saluto a te Ivan e a tutti quelli che ci ascoltano e ci vedono. Quest'anno l'importante era ricominciare perché i nostri ragazzi hanno assolutamente bisogno di correre perché la loro passione, perché non possiamo spezzare i loro sogni. E quindi abbiamo pensato di organizzare delle corse, pensando anche alla multidisciplina. Abbiamo organizzato gare per junior, donne e uomini, under 23, mountain bike e pista. Marcovilla, insieme al velodromo, ai responsabili del velodromo di Forlì, hanno organizzato 4 giornate bellissime. Tra l'altro, ci sono stati tanti campionati italiani dell'inseguimento. E hanno organizzato 2 gare di mountain bike e queste gare riservate ai giovani. Abbiamo cominciato con Junior e Under all'autodromo di Imola, così alla fine c'erano meno problemi nel tenere le distanze, nel dare la Certo. possibilità a questi giovani di correre in assoluta sicurezza. E quindi sono ben contento. Spero, anzi sono certo, che questo esempio abbia dato coraggio a tutti quegli organizzatori che hanno voglia, desiderio e anche un pizzico di timore nell'organizzare delle corse, però ho visto che adesso tanti hanno preso coraggio e quindi tutti ricominceranno a correre e anche i professionisti finalmente. Certo, collegandomi a quello che ha appena detto, grazie alla vostra idea. Anche a Monza, la prossima settimana, il 4, ci sarà un evento, grazie insomma al Comitato Regionale Lombardo e l'Autodromo. E quindi tutto questo ovviamente è un messaggio importante. Stiamo perdendo Davide. Davide, mi senti? Dicevo, grazie a voi che avete fatto apripista. Alla fine, come hai detto tu, la gente prende coraggio e i ragazzi hanno bisogno di correre. E hai proprio detto anche la cosa poco fa, e domani iniziano anche i professionisti. Io sono a Siena per le strade Finalmente. bianche, ci sono più di 40 gradi, Davide. Ma... Temperatura da Tour de France. Eh sì, il caldo Volevo incide. chiederti, Davide, Dimmi. volevo chiederti, secondo te, per quanti? È una domanda che spesso mi pongo anche personalmente, ovviamente senza entrare nello specifico di quello che è stata la pandemia e tutto questo, parliamo solo nell'ambito sportivo. Io sono convinto che ci saranno squadre che hanno colto un'opportunità diciamo, in tutta la situazione complessa in cui ci si è trovati e altre che probabilmente non sono riuscite poi a lavorare bene. E sei d'accordo su questo aspetto? Cioè, chi ha lavorato bene, chi ha curato ogni dettaglio, anche in questo momento difficile, possa fare ancora più differenza in queste prime gare?
Penso proprio di sì, ho visto che la Borra ha fatto un ritiro in Austria, la De Koenig e la Trek sulla Passo San Pellegrino. Ci sono squadre che si sono organizzate, hanno cercato di stare ancora più vicino ai propri corridori e mi sembra che i risultati lo stiano dimostrando perché Borra e De Koenig hanno già vinto e hanno convinto. E quindi sì, credo che ci siano squadre che abbiano affrontato meglio questa pandemia, questo momento difficile rispetto ad altri, anche perché, sai, è veramente uno dei momenti difficili. Adesso i corridori dovranno trovarsi in gare. Tu hai parlato delle strade bianche, una corsa difficile che lo sarà ancora di più proprio per il caldo, no? E poi la Certo. Milano-Sanremo, a parte il nuovo percorso, quindi complimenti agli organizzatori che sono riusciti comunque a rimediare. Ma tu ti immagini 300 km con 32-33 gradi? La Milano-Sanremo potrebbe essere completamente differente e quindi nel finale anche corridori che non sono assolutamente portati per un tipo di corsa come questa potrebbero dire la loro. Certo, io ho questa convinzione che, e poi c'è, oltre al discorso della preparazione, c'è anche il giovane, l'atleta giovane che si adatta, più facilmente e con più capacità di adattamento alle situazioni particolari, però probabilmente sarà meno capace di gestire, le sensazioni rispetto a un corridore esperto. Quindi, secondo me, è interessante vedere anche l'atteggiamento di un corridore giovane emergente. E un atleta come Nibali, che sicuramente hanno due situazioni diverse, ma che entrambe sono interessanti da vedere. Secondo te, più un giovane o un atleta già più diciamo datato si adatta ad una situazione del genere? Io non penso che sia l'età che può fare la differenza, ma il carattere, no? Abbiamo visto Remco Evenepoel, un ragazzino di 20 anni, ha già vinto. Questo è un fenomeno e quindi, no, nonostante l'età, nonostante l'esuberanza, nonostante forse l'inesperienza, è riuscito a gestire molto bene questo momento difficile. E credo che anche un corridore dal carattere particolare come Vincenzo Nibali possa avere un certo vantaggio, perché Nibali, come tu sai benissimo perché lo conosci, si lascia scivolare tante cose, no? E quindi secondo me ha affrontato questo momento con una certa tranquillità, si è allenato, tra l'altro ha avuto la possibilità di poterlo fare a differenza di tanti altri outdoor e non indoor, ma proprio è il carattere di Vincenzo Nibali che secondo me lo ha portato e lo porterà a trovare una buona condizione e secondo me potrebbe patire meno di altri questa stagione particolarissima. Anzi, Sono d'accordo. potrebbe sfruttarla. Sono d'accordo con te perché Nibali è un perfetto esempio di atleta che ha uno spirito molto più simile al neoprofessionista e l'esperienza veramente del corridore che meglio ci rappresenta in questo momento, o meglio, negli ultimi anni e anche in questo momento a livello internazionale. E Davide, invece, ieri hanno presentato il Giro d'Italia. Cosa ne pensi del percorso? Eccomi, ci sei? Sì, dicevo, ieri hanno presentato il Giro d'Italia, anche se bene o male gran parte era già stato presentato nella prima versione e più o meno sono simili. Ti piace? La partenza dall'Italia può Sì. cambiare qualcosa rispetto all'Ungheria? Ma diciamo che mi sembra leggermente più difficile perché è stata inserita una tappa come quella di Roccaraso, abbastanza complicata, e perché alla fine al posto dell'Ungheria, dove c'erano tre tappe facili, come ho detto, sono state inserite tappe un pizzico più difficoltose. È un gran bel Giro d'Italia che naturalmente si deciderà sulle montagne della terza settimana, ma attenzione perché anche nei primi 10 giorni ci sono tappe trabocchetto, ho parlato di quella di Roccaraso, anche quella di Tortoreto è molto molto complicata perché ci sono delle rampe, ci sono degli strappi ed è veramente una tappa difficile, così come la Nove Colli. Certo. E soprattutto, appunto, per la particolarità del giro, non più a maggio-ottobre,
Questo non credo che influirà molto. Sì, è naturale che bisogna avere anche un pizzico di fortuna, perché fare lo Stelvio, l'Agnello a fine ottobre ci vuole naturalmente un po' di fortuna. Però, sai, abbiamo trovato la neve anche a maggio, quindi speriamo di trovare il sole ad ottobre. Esattamente, esattamente. Perché ovviamente queste tappe, le condizioni meteorologiche fanno una grande differenza. Davide, invece, ovviamente è normale tornare anche sul discorso della maglia azzurra. Le Olimpiadi, abbiamo un anno di tempo, ma il Mondiale quest'anno, dopo le bellissime prestazioni che hanno fatto le tue nazionali negli ultimi anni, io credo che siamo la nazionale più forte o comunque tra le più forti al prossimo mondiale. E più forti non solo per individualità, perché ci sono ovviamente altre individualità di pari livello, ma per la nazionale più coesa che più negli ultimi anni ha dimostrato di correre più da club che non da squadra nazionale. E questo credo che anche quando si è vinto sicuramente, ma anche quando non si è vinto, la nazionale è sempre stata la migliore, la medaglia d'oro. A livello di gruppo, per come, e non lo dico io, era comunque una cosa che hanno visto tutti. Volevo capire quest'anno percorso adatto, atleti ovviamente adatti a quel percorso italiani, squadra capace di correre per vincere, ci sono tutti gli ingredienti probabilmente per puntare alla maglia iridata. Sai, ci siamo andati vicini l'anno scorso e naturalmente l'obiettivo è quello. Io posso dire che non so se la nostra sarà la nazionale più forte, ma sicuramente la più compatta. È una squadra, nel vero senso della parola, perché ho a che fare con dei corridori che sono prima di tutto degli uomini e sono leali, sono onesti e danno tutto per la maglia azzurra. Ed è per questo che negli ultimi mondiali, negli ultimi europei, abbiamo dimostrato di essere davvero bravi. Sai, è un mondiale duro per Nibali, per Spero Aru, perché spero che possa tornare quello di 2 o 3 anni fa. Aro ha fatto un'ottima prestazione ieri. Sì, infatti mi è piaciuto tanto perché è restato nel vivo della corsa fino alla fine. Sai, poi abbiamo i Moscon, Formolo, abbiamo diversi corridori che possono fare bene. Tra l'altro, sai, per quanto riguarda Nibali, quest'anno con una stagione del genere ha un piccolo vantaggio, nel senso che ha bisogno di trovare un picco di forma. E tu sai che trovare un picco di forma è più facile rispetto a quelli che devono trovarne 2 o 3. No, quest'anno Certo. parte 3 picchi di forma, è impossibile. Sai, abbiamo il campionato del mondo e dopo una settimana comincia il Giro d'Italia. E quindi mi auguro e penso e spero che possa farsi trovare pronto. Non farà il tour e penso che non sia un danno questo perché, sai, il tour finisce una settimana prima del Mondiale e quest'anno il tour è veramente complicato e duro. Quindi potrebbero quelli del tour, spero, che arrivino al campionato del mondo un po' stanchi. Mentre Nibali, con il calendario italiano, potrebbe davvero trovare la condizione ideale per puntare ad un mondiale. Sai, io con Vincenzo, e lo dico sempre, no? Lui ha qualche rammarico, no? Uno legato alle Olimpiadi e uno Certo. legato al Mondiale, e sempre per colpa di cadute. Olimpiadi caduto a 11 km dal traguardo e a Firenze, no? Al Mondiale di Firenze è caduto quando poteva veramente dire la sua. E quindi, dal momento che Vincenzo, e per Vincenzo, la maglia azzurra è molto importante e il Mondiale lo sente, io credo che possiamo fare davvero una gran bella corsa. Ne sono convinto anch'io. Davide, ancora due parole ancora veloci sul Giro d'Italia Under 23, che è una tua creatura e anche permettimi di dirti anche da dirigente sportivo, da ex ciclista, che grazie per quello che fai, perché non è facile gestire la prima attività, quindi la nazionale professionisti, ma prendere cura di tutta la filiera al contrario, partendo dalle scuole ciclismo. E sono convinto che quando 2 anni fa, o 3 anni fa addirittura, hai iniziato a pensare al Giro d'Italia Under 23, io credo che hai iniziato a suscitare l'attenzione dei nostri corridori italiani bravi,
Quindi volevo che ci raccontassi che cos'è per te il giro, perché sai, tu gestisci la nazionale, sei a tutte le gare più importanti, però so che il Giro d'Italia Under 23 è una corsa speciale per te perché è una tua creatura. Vorrei fare una premessa. Io non sono un organizzatore, sono uno che lancia delle idee e fortunatamente incontro sulla mia strada delle persone che queste idee le realizzano. E questo penso sia molto importante. E ho cercato in tutte le maniere di trovare le risorse, Certo. e gli uomini per rifare il Giro d'Italia, perché il Giro d'Italia, parlo del Giro d'Italia Giovani, è fondamentale. Per le nostre squadre, per i nostri corridori, avere un obiettivo come il Giro d'Italia, una delle corse più belle, una delle corse più dure e soprattutto una corsa che ti dà la possibilità di confrontarti con i migliori pari età che arrivano da ogni parte del mondo. Cosa vuol dire? Che tu ti prepari, che tu vai a fare salite lunghe, difficili, per essere al top al Giro d'Italia. Vuol Il dire che ti cronometro. prepari, esatto, e le cronometro, vuol dire che ti prepari per il professionismo. Sarà un caso. Ma il Giro d'Italia è rinato 3 anni fa e l'anno scorso abbiamo vinto un campionato del mondo e un campionato europeo tra gli Under 23. Vuol dire che, a mio modo di vedere, il nostro movimento è cresciuto perché abbiamo delle ottime squadre, abbiamo degli ottimi corridori e adesso anche delle ottime corse. In più, con la nazionale, tu lo sai bene, andiamo a prendere i più bravini, li mettiamo insieme ai professionisti e corriamo con i professionisti. E questo penso che Esatto. sia anche questo progetto un qualcosa di importante, perché io l'anno scorso, per dire, Battistella, che era compagno di squadra di Nibali, cioè un neoprofessionista, anzi un dilettante che corre in squadra con un campione. Penso Certo. che se me l'avessero fatto fare a me, avrei fatto i salti di gioia da ragazzino, no? Io mi hai anticipato perché stavo dicendo che ovviamente da dirigente sportivo di una squadra giovane so che cosa vuol dire per un atleta essere convocato in nazionale, la nazionale li porta in ritiro e li porta a correre le corse con i professionisti. Credo che quello, insieme al Giro d'Italia, siano stati due passaggi fondamentali per la crescita di tutto il movimento. Ed è un lavoro che non solo i frutti si sono visti l'anno scorso, ma si vedranno per i prossimi anni, perché i risultati, io sono convinto di questo, i risultati dei nostri corridori italiani che arriveranno nei prossimi anni non sono frutto dell'improvvisazione, sono frutto del lavoro degli ultimi 5-6 anni. Se si continua a lavorare anche sulle basi, avremo sempre ricambi e sempre corridori giovani, emergenti, bravi che portano il nome dell'Italia nel mondo. Sai, io sono commissario tecnico, sono coordinatore di una federazione che mi ha dato fiducia e io cerco di fare, cerco di dare tutto me stesso, non vado in vacanza, sono sempre in giro con junior, con under, con i professionisti, cerco sempre di fare qualcosa di utile, no? E devo dire che ho una passione che mi permette di godere di quello che sto facendo. È naturale che a volte posso sbagliare, a volte posso fare cose giuste, ma l'importante secondo me in questo mondo è fare, Fare. fare, no? E tu lo Quello che sai, ho detto e tu lo sai bene perché anche tu stai cercando di fare, no? e cercando Quindi. di fare esattamente, però è bello, lo dico pubblicamente, confrontarsi e non ci confrontiamo solo ovviamente pubblicamente, ci sentiamo spesso perché sono convinto che anche tra il ciclismo a noi ha dato tanto e la prima cosa che dobbiamo fare è cercare di ridare al ciclismo quello che il ciclismo ha dato a noi. E ridare al ciclismo quello che il ciclismo ha dato a noi è cercare di dare ovviamente il meglio ai nostri giovani che hanno bisogno, secondo me, io credo che i giovani hanno bisogno di dire dove arrivare e soprattutto come farli arrivare. E come farli arrivare? Facendo le cose, cercando di fare le squadre, fare le squadre. Farli andare in nazionale e farli crescere e farli diventare più forti e avere autostima. Questa è la cosa più importante. Davide, grazie del tuo tempo. Una domanda secca, chi vince domani? Strade Bianche. Domani vince Van der Poel. Van der Poel alla Filippo, una bella lotta.
Sì, il finale più adatto dalla Filippi, in effetti, no? Alla Perché, Filippi. però sai, io mi auguro che ci Federico, sia, Federico, mi mi auguro che ci sia qualche italiano lì davanti a lottare. sì, sicuramente ci sarà. Davide, grazie del tuo tempo e a presto. A Andiamo a presto, pregare. Ivan, a Ciao, presto. grazie. Ciao, 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 ciao. ciao. Federico.